Torniamo sulla rapina, anche spettacolare se vogliamo, con la gran confusione che i banditi sono riusciti a creare attorno alla zona dove è stato effettuato il colpo, cioè la sede Ivri nel comune di San Giovanni Teatino e poi tutto l'asse attrezzato e quanto abbiamo visto nelle immagini dei giorni scorsi. Oggi però la notizia nuova è il ritrovamento di quelle che potrebbero essere le armi utilizzate dai banditi. Per saperne di più, anche un po' per riepilogare esattamente quanto accaduto, abbiamo con noi in collegamento in diretta dalla redazione social Luca Pompei. Buongiorno Luca. Buongiorno Marina, un saluto a tutti gli amici telespettatori. Beh, sì, emergono particolari anche se c'è il più stretto riserbo sulle indagini. Il primo particolare interessante che era emerso già nella giornata di ieri, il fatto che tutti i mezzi utilizzati per bloccare i punti d'accesso al luogo dove è stata effettuata la rapina erano tutti mezzi risultati rubati dalla provincia di Foggia o comunque dalle vicinanze sempre nelle Puglie, per cui da qui insomma il collegamento automatico a quella che potrebbe essere la malavita pugliese. Ma nella serata di ieri si è verificato questo episodio che potrebbe risultare molto interessante. Il proprietario di un terreno a Spoltore nei pressi del lago Cerulli ha notato dei borsoni neri e delle cassette bianche proprio sul suo terreno. Si è incuriosito e come si è avvicinato ha scoperto delle armi, dei mitra proprio all'interno di questi borsoni neri che state vedendo. Ha subito chiamato le forze dell'ordine e sul posto una pattuglia dei carabinieri di Chieti che ha fatto ulteriori perlustrazioni e come vedete nella foto poco distante ha trovato anche un furgoncino bianco, anch'esso risultato rubato, questa volta a Pescara. Un furgoncino abbandonato lì perché da quel punto la strada era particolarmente fangosa, per cui non è stato possibile con il furgoncino proseguire. Qui nella foto vedete un carabiniere che sta perlustrando il terreno. Questo lascia intendere il fatto che i malviventi abbiano raggiunto quel luogo con un furgoncino. Perché quel luogo, Marina? Perché da quel punto, non è la prima volta che accade, c'è un punto di fuga interessante in un'area, in una piazzola dell'autostrada senza protezioni. Per cui è già accaduto in passato che alcuni malviventi, per avere un punto di fuga senza particolari problemi, sfruttassero quella zona ed è questo il tentativo dei malviventi di far perdere le proprie tracce. Ma lì il furgoncino si è impantanato, per cui sono stati costretti a fuggire a piedi in un primo momento con questi borsoni, poi evidentemente erano troppo pesanti, li hanno abbandonati sul campo e sono fuggiti presumibilmente a piedi. C'è ovviamente grande riserbo su questo ritrovamento perché insomma va verificato ovviamente nel dettaglio se queste sono le armi utilizzate per il colpo a Libri. Certamente il collegamento è stato automatico a questo fatto di cronaca, ecco perché ha avuto una certa eco questa notizia, ma verificheremo anche nella proseguo delle prossime ore, anche dei prossimi giorni se dovessero esserci ovviamente dei legami fondati sulla rapina a Livri. A te Marina. Grazie, grazie Luca Pompei. Sicuramente ci torneremo su anche per capire, insomma, una volta fuggiti a piedi, cosa, che mezzo abbiano preso, se era parcheggiato lungo l'autostrada, la strada o in che diavolo di modo abbiano fatto a far No, ma perdere questo, se le loro posso tracce. intervenire, Marina, Sì, dimmi. questo va a confermare il fatto che probabilmente questa banda proveniente dalla provincia foggiana abbia avuto dei basisti locali, Certo, perché certo. questi potrebbero essere degli elementi locali che conoscevano bene quella strada che dà sulla piazzola dell'autostrada. E quello è un fatto che Che conoscono forse andrebbe ovviamente. chiusa adesso, Luca, che Eh dici? beh sì, anche perché i residenti che ci hanno contattato si sono lamentati di questo, perché non è la prima volta che accade.